Abbiamo ascoltato le note introduttive dell'inno alle marche del musicista e compositore marchigiano Giovanni Allevi. E ascolteremo alla fine di questa conversazione anche la parte riservata al coro con il testo di Gregani. Bene, cominciamo a parlare di Dante e le marche. Perché questo, questo connubio? Eh, in occasione della celebrazione dei 700 anni dalla morte del, del grande poeta, eh, vogliamo anche valorizzare le terre eh, cantate da Dante nei, nelle, nei suoi versi, nei versi della Divina Commedia. E lo facciamo facendo. Riferimento anche a due saggi critici che sono stati recentemente pubblicati in Italia, come quello di Aldo Cazzullo, Rivedere le Stelle, Dante il poeta che inventò l'Italia. L'Italia, questo di straordinario rispetto alle altre nazioni, non è nata dalla politica o dalla guerra, non da un matrimonio dinastico, non da un tratto diplomatico, è nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, Dante è anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. Dante non pensa ad uno Stato italiano che sarebbe nato solo 540 anni dopo la sua morte, per lui il potere politico è l'impero, il capo è l'imperatore, mentre il Papa deve essere un'autorità spirituale. Per Dante l'Italia è un sogno, un paradigma di cultura e bellezza ma non è un'entità astratta, è carne, è sangue, è terra. È il bel paese, definizione inventata da lui, il paese in cui si dice sì, unito dalla fede cristiana e dall'amore per il bello. E la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia e anche come un viaggio iniziatico. Quindi in questa introduzione, a rivedere le stelle del libro del saggio, eh, L'autore sottolinea il fortissimo legame che c'è tra la poesia di Dante e, e, e l'Italia e anche le varie località che sono citate da Dante e che sembra che Dante abbia eh, visitato e conosciuto personalmente. Il, la nostra conferenza avrà anche come punto di riferimento un altro saggio molto importante. Eh, uscito proprio in questi ultimi tempi in Italia di Giulio Ferroni, L'Italia di Dante, viaggio nel paese della commedia. E vediamo perché parliamo di Dante e le marche, Dante e il territorio italiano. Tornare a Dante sui luoghi danteschi, e non soltanto e non tanto e non soltanto quelli in cui lui è stato, ma soprattutto quelli detti dalla sua grande poesia, tutti quelli anche solo incidentalmente nominati nella commedia, è anche un confrontarsi con la letteratura come totalità, con la densità avvolgente di quella parola poetica sgorgata così forte per la prima volta in un volgare italiano seguire i percorsi dell'Italia di Dante, poi anche un affermare la reale riconoscibilità dell'Italia già in quei tempi lontani, prima che si desse ogni concetto di nazione e nazionalità. Quindi queste sono le premesse per il nostro lavoro di esplorazione delle Marche attraverso la poesia di Dante. Incominciamo a parlare della regione delle Marche, intanto spiegando perché si chiamano così e il loro nome è plurale. Il nome Marche deriva dal germanico mark, che sta a significare confine. La regione si chiama così perché segnava uno dei confini del Sacro Romano Impero. In particolare, Carlo Magno e i successivi imperatori affidarono a dei nobili. I marchesi vari feudi i marchesati tra cui anche la marca anconitana di marchesati ne esistevano diversi la marca fermana la marca di camerino e questo spiega anche perché eh, la regione porta un nome al plurale nell'antica roma le marche erano la regio quinta grosso modo il Picenum. successivamente divenne parte della Pentapoli e anche della Marca di Fermo. Eh, la, la Pentapoli bizantina comprendeva Rimini, Pesaro, Ancona, Fano e Sinigaglia e unendosi alla Marca di Fermo formarono la Marca Anconitana che vediamo in questa cartina, in questo punto dell'Italia, nell'anno 1300. Un Italia molto frammentata, molto divisa, molto lontana da quell'unità politica tanto auspicata da Dante. Fa dire il, il sommo poeta Sordello nel Purgatorio ai ah, serve Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di province, ma Bortello. La marca anconitana corrispondeva all'incirca l'attuale regione Marche, che ne riprende eh, appunto il nome. Questa regione è stata contesa tra papato e impero, eh, fino ad arrivare poi ad essere di dominio pontificio. Nel, dal 1278 è documentata la presenza di un rettore, coordinatore delle attività dei governatori e referente diretto del pontefice. Dante e le Marche. Allora, Dante senz'altro conosceva molto bene le Marche, non solo da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista politico e su questo eh, ci soffermeremo molto nella nostra conversazione. Eh, ed è verosimile che Dante avesse viaggiato parecchio per le Marche, tanto che nella Divina Commedia sono citati numerosi luoghi marchigiani e altrettanto i personaggi famosi locali. Non esistono documenti che attestino gli spostamenti di Dante, soprattutto durante la fase dell'esilio politico che subì da, da Firenze per tutta la vita, a partire dal 1301. Senz'altro sappiamo che Dante ha viaggiato molto per la penisola, ma non abbiamo... Diciamo prove concrete di questi spostamenti, se non tracce eh, piuttosto evidenti della sua conoscenza del territorio eh, attraverso eh, i versi della Divina Commedia. Abbiamo detto Dante, padre della lingua italiana e padre dell'Italia. Per la lingua italiana aveva fatto una, una ricerca eh, tra i volgari, tra le parlate. Locali per cercare di individuare quel volgare illustre che avrebbe dovuto dare unità linguistica all'Italia e aveva cominciato eliminando le parlate peggiori, il romanesco, ma anche il marchigiano, lo spolentino, milanese, bergamasco, friulano, istriano, casentino, frateggiano, sardo. Aveva salvato un po' il siciliano. Perché aveva avuto poeti illustri, il toscano però eh, ne aveva sottolineato i caratteri troppo municipali, il romagnolo era troppo femmineo, il veneto troppo ispido, più gradevole il bolognese, aveva eliminato il trentino e il piemontese perché troppo vicino ai confini e troppo influenzati da altre lingue straniere. La ricerca di questo volgare illustra come la ricerca dell'odorosa pantera, questo animale immaginario nei bestiari medievali. E quindi, comunque, abbiamo nel De Vulgari Eloquenza la notizia che aveva preso in considerazione anche il Marchigiano e lo Spolentino, per poi ehm, dimenticarsene, li ha voluti accantonare. Eh, Senz'altro tra le parlate che, lui, che Dante ritiene peggiori c'è eh, la lingua parlata a Roma, ma dice strappiamo poi via gli abitanti della marca d'Ancona che dicono chignamente state siate e insieme con loro eliminiamo anche gli abitanti di Spoleto. Ora, chignamente state siate non è molto chiaro cosa vuol dire, <ride> chignamente forse vuol dire come... E in ogni caso sono note negative sulla lingua eh, delle marche, ma ripeto, oh, insomma, la stessa sorte eh, di condanna linguistica tocca anche a tutte le altre eh, parlate volgari dell'Italia. Allora eh, ci confrontiamo con la Divina Commedia, la Divina Commedia e le Marche, in qualche modo. Nell'inferno nell dantesco sono presenti Guido del Cassero Angiolello da Carignano come eh, anime dannate, punite perché promotori di discordie. Poi nel, nel quinto canto dell'inferno troviamo Paolo e Francesca, i Lussuriosi, e eh, nel canto ventisettesimo tra i consiglieri fraudolenti troviamo Guido da Montefeltro. Questi sono i personaggi marchigiani che vengono eh, ricordati o perlomeno legati alle marche, perché Paolo e Francesca di fatto non sono marchigiani, sono romagnoli, però in qualche modo vediamo legati probabilmente alle marche, con Gradara. E questi sono appunto i personaggi eh, puniti nell'inferno. Abbiamo anche altre personalità molto interessanti nel purgatorio. Abbiamo Jacopo del Cassero, buon conte da Montefeltro. Eh, sono annoverati tra i morti di morte violenta, pentiti in punto di morte, quindi salvati da Dante in qualche modo. E Guido di Carpigna, punito tra gli invidiosi. In paradiso troviamo San Pier Damiani. Che è romagnolo ma che è strettamente legato a luoghi delle marche ehm, si trova nel cielo di saturno tra gli spiriti contemplanti eh, di cui parleremo eh, successivamente i tre regni danteschi sono fortemente differenziati Nell'inferno abbiamo i peccatori non pentiti, in purgatorio sono peccatori pentiti e in paradiso abbiamo i giusti, i santi e i beati. Le anime nell'inferno sono collocate in, nella voragine infernale, in purgatorio nelle cornici della montagna, nel paradiso nei cieli dell'imperio. Eh, I controllori delle anime sono nell'inferno. I demoni, nel purgatorio e nel paradiso gli angeli. Le anime sono molto diverse: nell'inferno sono incorporee, ma sofferenti, in purgatorio incorporee, ma più trasparenti, e in paradiso incorporee, immerse nella luce. Le anime sono distribuite. In questo modo nell'inferno più si scende in basso più il peccato è grave, nel purgatorio più si sale più il peccato è lieve e in paradiso più si sale più aumenta la gloria. Anche visivamente sono molto distinte, molto diverse le tre cantiche. Passiamo dal buio e fuoco dell'inferno, alla penombra del purgatorio, alla luce piena nel paradiso. E ci sono anche elementi uditivi molto chiari. Nell'inferno ascoltiamo grida e urla, nel purgatorio sospiri e preghiere, fino ad arrivare al paradiso con canto, musica e preghiere. Queste sono alcune delle caratteristiche eh, indispensabili da tenere presenti per capire eh, i tre diversi mondi in cui ci addentreremo. La politica al tempo di Dante. È una premessa importante perché altrimenti mh, rischiamo di non capire molto oh, le caratteristiche dei personaggi marchigiani che andiamo ad incontrare. Intanto, mh, Dante è stato un intellettuale molto. Ehm, Coinvolto nella politica della sua città, del suo tempo, nel 1295-96 fece parte del Consiglio del Popolo di Firenze, nel 96 del Consiglio dei Cento di Firenze e eh, fece parte delle, delle lotte, anche delle faide interne a un proprio partito, il partito dei Guelfi in cui si scontrarono la fazione dei Guelfi Neri cappeggiata dai Donati e dalla famiglia dei Donati e dei Guelfi Bianchi cappeggiata dalla famiglia dei Cerchi. I Guelfi Bianchi furono sconfitti, vinsero i Guelfi Neri e Dante, che era stato eletto priore nel 1300, nel 1301 fu condannato all'esilio mentre si trovava a Roma in un'ambasceria presso Bonifacio VIII. E in contumacia venne condannato all'esilio e non poté più ritornare nella sua Firenze. La politica è centrale in tutta la Divina Commedia, in buona parte dell'opera di Dante. Eh, C'è un canto fisso nelle tre cantiche, che è il canto sesto dove Dante tratta sempre di politica. Il canto sesto dell'inferno, dove fa dire a acciacco giusti sono due e non vi sono intesi superbia invidia avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi e quindi acciacco è affidata una dura critica verso la firenze del tempo dove ci sono solo due persone giuste e non sono ascoltate perché le faville che hanno acceso i cuori sono la superbia l'invidia e l'avidità poi sordello pronuncia i famosi versi Ai serve Italia, di Dolore Ostello e nel Sesto del Paradiso Giustiniano, l'imperatore modello in qualche modo per Dante, si presenta Cesare Fui, son Giustiniano, che per voler del primo amor che io sento, per volere di Dio, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Quindi mh, pubblicò il famoso corpus delle leggi. Dove ha tratto, ha tolto il troppo elvano. e il vano. E questi sono degli appuntamenti fissi e ricorrenti nella, nella Divina Commedia. Il canto sesto come canto politico. Quando parliamo di politica, quando parliamo del centro e nord Italia, dell'epoca di Dante, Dobbiamo pensare all'esistenza anche dei comuni, dei liberi comuni, che erano amministrati tradizionalmente da dei consoli che governavano la città garantendone sicurezza, pace e giustizia, e però eh, spesso c'erano lotte violente tra famiglie potenti per il predominio della città. E per avere una pace eh, sociale, civile e politica, i comuni eh, decisero di chiamare delle autorità esterne, dei podestà. Eh, podestà che erano dei magistrati unici, arrivavano da un'altra città ed erano imparziali. Di, di questa figura mh, torneremo a parlare mh, durante appunto la nostra conversazione eh, riguardo alle marche. E poi non dobbiamo dimenticare che i comuni erano spesso in guerra tra di loro, eh, problemi di espansione, di difesa, eh, guerre a volte brevi con vendette terribili. Quando parliamo di politica al tempo di Dante, le, i grandi partiti sono contrapposti, sono i ghibellini e i guelfi. I ghibellini sono i sostenitori dell'impero, i, i guelfi sono i sostenitori del papato. Tra i guelfi, abbiamo già anticipato, ci sono i bianchi e i neri. I bianchi erano favorevoli alla signoria, erano un gruppo di famiglie aperte alle forze popolari, e perseguivano l'indipendenza politica ed erano fautori di una politica di maggiore autonomia nei confronti del pontefice e dobbiamo ricordare che Dante era un guelfo bianco. I neri invece rappresentavano soprattutto gli interessi delle famiglie più ricche di Firenze, erano strettamente legati al Papa per interessi economici, ne ammettevano il pieno controllo negli affari di Firenze, incoraggiando anche l'espansione dell'autorità pontificia in tutta la Toscana. Qui vediamo i caratteristici merli a coda di rondine che caratterizzano eh, i palazzi, i castelli dei ghibellini. E qui eh, invece i merli eh, piatti eh, dei Guelfi. Dante e le marche. Eh, questa mh, cartina ci dà un'idea di quanto eh, Dante citi e faccia riferimento alle marche, anche se con una gradualità di differente. In, in rosso vedete i pallini dei, delle città che sono. Dei centri che sono direttamente citati. Poi ci sono altri centri che hanno dei legami indiretti, come vedremo: Gradara. A proposito di Paolo e Francesca, Gradara non è mai citata come, come luogo eh, delle marche eh, legato ai fatti che canta nella sua poesia. Eh, però c'è una tradizione popolare che attribuisce questo legame con, con Granara e poi ci sono altri in verde, altri, eh, lo, altre località che hanno comunque una rilevanza cosiddetta dantesca ma il legame è molto, molto più debole cominciamo a parlare di, di San Leo ed entriamo in, in questo territorio, questo sperone roccioso che domina la Valmarecchia. Ecco, Nell'Italia Unita il comune di Saleo è appartenuto alle Marche, provincia di Pesaro Urbino, fino al 15 agosto del 2009, quando ne è stato distaccato congiuntamente ad altri sei comuni dell'Alta Valmarecchia a seguito di un referendum che si è svolto il 17-18 dicembre del 2006. Eh, spesso parleremo di località e di personaggi che eh, sono tra Romagna e Marche, proprio per dire che spesso i confini sono, sono labili. Ecco, ammiriamo un'altra visuale del bellissimo castello di Salleo e perché lo citiamo? Perché lo ricorda Dante nel Purgatorio. Vassi in Salleo e discendessi in Noli, montasi su in Bismantova in cacume con esso i piedi, ma qui con voli. Allora, Dante deve descrivere una dura salita faticosa e impervia, e paragona il luogo eh, in cui si trova nella Divina Commedia a località reali famose per la loro asprezza. La rupe di San Leo è citata per le difficoltà a, ad accedervi come anche le discese di, altri, di altre località dell'Italia. Allora, il, anticamente il, il nome di Salleo non era Salleo, ehm, ma era Castrum Monteferetrum, Feretron. Eh, il toponimo fa riferimento oh, al nome latino del Mons Feretri, dove probabilmente esisteva un antico tempio dedicato a Giove Feretrio, anche se eh, si tratta a volte di una etimologia un po'. Mh, eh, discussa insomma perché altri ipotizzano un'origine umbra comunque diamo credito a castrum monte feretron collegato a mons feretri e al tempio di giove feretrio questo era l'antico nome l'antico nome che poi cambia eh, a partire dal nono X secolo, quando oh, alla, alla, questo abitato viene dato il nome di San Leo, dal nome dell'Eremita Leo, proclamato poi Santo, un dalmata compagno di San Marino, e, e diventa San Leo un, un luogo importante, la capitale storica della regione del Monte Feltro. Probabilmente mh, qui è passato anche Dante nel 1306. Dicevamo Monte Feretrius, Mons Feretrius, è legato a, al culto di Giove Feretrio. Fra l'altro il tempio di Giove Feretrio è stato il primo tempio costruito a Roma. L'origine Feretrius mh, alcuni lo attribuiscono al verbo latino ferire. Ponendolo in relazione al fatto che le spoglie del capo nemico caduto in battaglia erano poi offerte a Giove Feretrio, che colpisce no? appunto sul Campidoglio. Altri autori invece lo identificarono con il verbo latino ferre, portare, in quanto chi otteneva eh, le spoglie del nemico, le portava ehm, in dono a Giove, a Giove Feretrio. Dicevamo San Leo, eh, che più o meno è in questa parte dell'Italia, ehm, derivava da, dalla Dalmazia, quindi dall'altra parte del, del mare Adriatico. Continuiamo a vedere delle immagini di San Leo. Il borgo medievale è ai piedi della famosa Rocca e questa è Piazza Dante Alighieri a San Leo. Ecco, eh, cambiamo località delle marche, parliamo di Fano, una località veramente importante per i personaggi eh, che sono legati a questa città. Qui intanto vediamo l'arco di Augusto del 9 d.C. e eh, qui vediamo sulla cartina dove si trova Fano, sulla costa adriatica. Ci sono tracce di mura romane e qua cominciamo a intravedere la rocca malatestiana che comunque è, è stata costruita successivamente. Fano è un insediamento molto antico, eh, vediamo mh, che è indicata anche in una mappa eh, che è una copia medievale, la tabula pointinghieriana, eh, come eh, Fano fortune, perché poi vedremo che Fanum in Fanno fortune è legato a un termine latino. Il tempio della, della fortuna, insomma, sarebbe. Qui eh, abbiamo delle immagini della rocca malatestiana che, comunque, è stata costruita da Sigismondo Pandolfo Malatesta a partire dal 1438, quindi siamo parecchio tempo dopo Dante. Il primo personaggio che incontriamo. E Jacopo del Cassero. Tra le, tra le anime dei morti e di morte violenta, incontriamo questo personaggio Di Fano, un uomo politico eh, comandante militare di parte guelfa, aveva partecipato alla battaglia di Campallino tra Fiorentini e Aretini, ehm, nello stesso schieramento in cui aveva eh, militato anche Dante. Era stato podestà. Di Bologna nel 1297 e si era scontrato con eh, le mire espansionistiche del marchese Azzo VIII d'Este, che due anni dopo pare, insomma, secondo quello che ci dice Dante, lo, lo fece assassinare in un agguato mentre attraversava il territorio padovano per recarsi a Milano, dove era stato nominato podestà. Vediamo ora di commentare i versi di Dante. Vediamo come si presenta il nostro Jacopo del Cassero. Oddio, che solo innanzi agli altri parlo, ti prego, l'anima si rivolge a Dante, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che, mi, eh, che tu mi siedi, i tuoi pieghi cortese in fano. Sì, che ben per me s'adori purché io possa purgar le gravi offese. Si presenta, dice di essere della terra che siede, si trova tra la Romagna e quel di Carlo, e intendiamo il, il regno di Napoli di Carlo II d'Angiò. Eh, se tu appunto semmai vedi quel paese eh, che siede tra Romagna e quel di Carlo, e quindi la prima indicazione geografica delle marche che troviamo. Eh, ti prego di ricordarmi a quelli di Fano eh, che si preghi per me in modo che io possa accelerare il mio percorso di purificazione nel, nel Purgatorio. Questa è una classica richiesta delle anime del Purgatorio a Dante. Eh, quindi io quindi fui io io sono, sono originario di questa terra ma li profondi fori donde uscì il sangue in sul quale io sedea fatti mi fuoro in grembo le antenori allora qui appunto vediamo le marche tra romagna e regno di napoli e dice le profonde ferite da cui è uscito il sangue eh, il mio sangue che poi mi ha portato alla morte mi furono fatti in grembo agli Antenori Antenore era un eroe troiano tradizionalmente si raccontava che fosse stato fondatore di Padova quindi in grembo agli Antenori vuol dire i discendenti di Antenore quindi presso, presso Padova là dove io più sicuro a essere credea allora di fatto lui sa che deve andare dalle Marche in Lombardia per diventare podestà avrebbe dovuto attraversare per via terra il territorio di Ferrara dove c'era il suo nemico Azzo VIII d'Este quindi che cosa pensa di fare di arrivare in Veneto per mare e poi di cercare di raggiungere per terra Milano là dove io fui più sicuro a essere credea Quel dasti il fefar, che m'avea in ira sai, più là che dritto non volea. Eh, mi fece uccidere quel lazzo ottavo d'Este che mh, mi odiava più di quanto fosse lecito e giustificato. Ma se io fossi fuggito in Verlamira, quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Eh, se io fossi fuggito verso mira eh, e sarei ancora laddove si spira, cioè se io avessi preso un altro percorso, probabilmente io sarei ancora tra i vivi. E quindi qua c'è un accenno ad una sfortuna in qualche modo, il destino ha deciso per lui. Corsi al palude le cannucce il bracco mi simpigliarsi che io caddi e li vidi io tra le mie vene farsi in terra l'acqua lago. Eh, di fatto venne, in, si impigliò nelle nel canne della palude, cadde e lì venne trucidato e dalle sue vene uscì un lago di sangue. Questa è la, la presentazione di Jacopo del Cassero. Di Fano i versi di Dante sottolineano la collocazione, abbiamo detto, no? si trova tra la Romagna e il Regno di Napoli. La pianta di Fano è una pianta antica, una pianta romana, costruita attorno al Tempio della Fortuna, Fanum Fortune, alla foce del Metauro. Da cui il suo nome per alcuni è legato alla vittoria, alla memoria della vittoria romana su Asdrubale nella battaglia del Metauro del 207 a.C. Quindi il tempio della fortuna eh, per celebrare una vittoria militare dei Romani, attorno a cui poi nasce una città romana. Eh, allora, Jacopo del Cassero quindi aveva. Partecipato, era stato conosciuto da Dante durante la battaglia di Campaldino, e Dante eh, probabilmente aveva anche letto o eh, era stata scritta successivamente un'epigrafe nella chiesa di San Domenico a Fano. Eh, è, è vista una, come una testimonianza parallela al testo del purgatorio, eh, qualcosa che documenta un fatto di cui anche Dante parla. In questa epigrafe che ricorda Jacopo del Cassero si parla di sfortuna e tradimento eh, ed è, sono i due elementi eh, che eh, coincidono con quanto Dante ci ha raccontato poco fa. Ecco, in questa chiesa eh, ora sconsacrata di San Domenico che è diventata una pinacoteca si trova questa iscrizione che ha delle forti coincidenze con il testo di Dante. Questa epigrafe ricorda questa morte, eh, a. avesse voluto il cielo, che lo soffiando da dietro avesse spinto le vele verso Padova, egli non sarebbe caduto nel triste regno dei morti. Eh, e quindi c'è questa... questo ricordo. Della tragica fine di Jacopo del Cas. Allora possiamo pensare che Dante abbia avuto modo di leggere questa epigrafe così appassionata, che esprime dolore insieme a grida vendetta, e, e quindi c'è questa coincidenza con questo testo che, che Dante potrebbe avere letto. Vediamo un'immagine recente balneare di, di Fano. Ecco, però a Fano ci sono anche altri due personaggi che vengono ricordati. Eh, I due migliori, i più notabili cittadini di Fano sono Guido del Cassero e Angiolello eh, da Carignano. Allora, eh, l'episodio di sangue a cui Dante fa riferimento eh, sono, è anticipato al lettore. In, nella veste di una profezia, cosa che succede abbastanza spesso nella, nella Divina Commedia, da parte di Pier da Medicina. È un, un fatto completamente sconosciuto ai cronisti dell'epoca, ma um, i, i particolari sono veramente molto dettagliati. Guido e D'Angioloello sono stati assassinati. A tradimento, su istigazione di Malatestino da Verrucchio, signore di Rimini, furono gettati in mare, legati mani e piedi, con una pietra per zavorra, mazzerati, poi così dice Dante, poi eh, vedremo meglio questo termine, presso la città di Cattolica sul litorale Adriatico. Vediamo i versi di Dante dice Pier da medicina e fa sapere i due migliori da Fano cioè i personaggi più importanti di Fano a Messer Guido e Anco ad Angiolello che se l'antiveder qui non è vano cioè hanno doti di profezia le anime eh, dell'inferno dell gittati saranno fuori di loro vasello cioè della loro nave saranno gettati fuori dalla loro nave e mazzerati quindi buttati a mare con una con un peso al collo presso la cattolica per tradimento di un tiranno fello, di un tiranno malvagio. Eh, tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai si sì gran fallo Nettuno, non da pirate, non da gente argolica. Eh, C'è una grande enfasi epica nel raccontare questo fatto di sangue. Eh, non, così grave delitto non è mai stato visto da Nettuno. dal dal dio del mare, secondo la mitologia antica, tra Cipro e Maiorca, quindi tra, tra l'est e, e, e l'ovest del Mediterraneo, non è mai stato visto un delitto così efferato compiuto da pirati e neanche da gente argolica per indicare i navigatori greci. Quel traditor maletestino che vede pur con l'uno, cioè che era guercio, ci vedeva solo da un occhio, e ti la terra che tale Quimeco vorrebbe di vedere essere digiuno. Farà venirli, li farà venire a Parlamento secco, cioè chiamerà questi due personaggi, Guido e Angiolello, presso di sé, Probabilmente, eh, aggiungiamo noi, il farà arrivare per via mare perché eh, i due personaggi eh, mh, erano cittadini di Fano e in particolare Guido del Cassero a capo del partito guelfo di Fano e Angiolello da Carignano era capo del partito ghibellino di Fano. Quindi vengono chiamati. Con, con l'idea poi di, eh, di, ucciderli, di ucciderli durante il viaggio per mare. Farà venirli a parlamento seco, dicevamo, e poi farà sì che il vento di Focara non sarà loro mestier voto né preco. E farà in modo che eh, uccidendoli in mare non dovranno pregare né fare voti per salvarsi. Dalle, for dalle forti correnti di Focara, che è un promontorio appunto oh, sul, sul litorale Marchigiano. In questi versi si ricordano quindi i due miglior da Fano, i personaggi più, più illustri di Fano. Si dice che verranno assassinati presso Cattolica, questo promontorio tra la Romagna e le Marche, Marchigiano. E eh, che non avranno più problemi con le acque e i venti forti che spirano a Focara, altra località del litorale marchigiano. Dicevamo il verbo mazzerare: mazzerare, sono stati fatti degli studi. Linguistici, anche gli antichi commentatori dicevano che voleva dire gettare l'uomo in mare in, un, in uno sacco legato con una pietra grande o legate le mani ai piedi e uno grande sasso al collo. Pare che derivi il termine dall'arabo masara macina, pietra del mulino, eh, queste pietre pesanti che probabilmente erano state messe eh, nel sacco legate al collo dei malcapitati. E questa è Fiorenzola di Focara questo luogo dove loro non avranno più problemi con le correnti e il vento. Siamo in provincia di Pesaro, una località bellissima sulla costa, vediamo il borgo di Fiorenzola di Focara, l'ingresso al borgo e, e quindi questi. Queste anime che sono state assassine, questi personaggi che sono stati assassinati, eh, fanno parte dei seminatori di discordia. Fiorenzuola di Focara oggi è una terrazza a picco sul mare e fa parte del Parco naturale del San Bartolo. Vediamo bellezze naturalistiche della costa marchigiana e appunto laddove il mare incontra l'appennino c'è il promontorio di focara il primo promontorio dopo trieste eh, del sul sull'adriatico è una falesia tecnicamente no geologicamente una costa rocciosa con pareti a picco sul mare alte e continue come avevamo visto in questa bella foto ecco i nostri personaggi sono stati assassinati a largo di cattolica e non dovranno scontrarsi con, con i venti le correnti pericolose del promontorio di focara e poi vediamo un'altra un'altra località gradara che è stata, secondo la tradizione, teatro della tragica storia di amore e morte di Paolo e Francesca. Diciamo che questa località è immaginata come il teatro della, della grande vicenda di amore, ma Dante non parla di Gradara e non ci sono documenti che attestino che la vicenda si sia svolta a gradara anche se poi vediamo possiamo fare delle, delle considerazioni. Gianciotto Malatesta che era riminese era di rimini eh, venne nominato podestà a pesaro ed è probabile che eh, si recasse in una sua residenza a distanza intermedia da Rimini a Gradara dove aveva un castello e che qui avesse lasciato la moglie Francesca che poi era stata raggiunta dal suo amante eh, segreto da Paolo Malatesta fratello di Gianciotto e che Gianciotto si recasse a Pesaro in un momento in cui Gianciotto era lontano da, da gradara i due avessero questa relazione amorosa e eh, ritornando improvvisamente inaspettatamente li avesse colti sul fatto e li avesse uccisi entrambi questa può essere una spiegazione i versi li conosciamo bene li abbiamo già esaminati in una precedente conversazione Riprendiamo alcuni tratti salienti. sia della terra dove è nata fui, sulla marina, dove il po discende per avere pace coi seguaci suoi. Questa bellissima perifrasi geografica ci fa capire che eh, Francesca da Rimini, di fatto, è Francesca da Polenta, eh, nativa di Ravenna. La sua vicenda è una vicenda di amore. Amor calcol gentile, ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. L'amore che nasce nei cuori gentili, nei cuori nobili, prese costui, del, costui si riferisce a Paolo, della bella persona che mi fu tolta. Io ero bella e lui si innamorò. E il modo ancora m'offende. E quindi c'è un ricordo imperituro da parte di Francesca delle, del momento dell'uccisione che non perdona in quanto anima dannata e lussuriosa, ma inoltre non perdona i torti subiti. Amorca nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancora non mi abbandona. E l'amore che non perdona, che chi è amato non eh, riami, mi prese del costui piacere, della sua bellezza così forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Le due anime volano abbracciate, sempre nell'inferno. Amor condusse a noi ad una morte e Caina attende che vita ci spense. E anche questa è una profezia. Gianciotto finirà nel profondo dell'inferno. Tra i traditori dei parenti, nella Caina appunto. E, e poi c'è il ricordo dei dolci momenti della, della vita terrena, del momento dell'innamoramento, come racconta Francesca rispondendo alle domande insistenti di Dante. Noi leggevamo un giorno per diletto di lancialotto come amor lo strinse e soleravamo e senza alcun sospetto. La letteratura cavalleresca, la storia di Ginevra e l'ancillotto, come momento di lettura e di corruzione delle anime. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, cioè noi sbiancammo leggendo di questo amore. Ma, fu, ma solo un punto quello che ci, ci vinse. Quando leggemo il desiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non si diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Leggono di un bacio e eh, si baciano. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Come Galeotto era stato il tre d'union, il legame tra Ginevra e Lancillotto, un personaggio reale. Così questo libro è il Galéon, il, il legame, il Trédion che lega eh, Francesca e Paolo. Vediamo cosa dice lo studioso italiano Giulio Ferroni a proposito di questo episodio. L'evocazione di Francesca da Rimini ci ricorda che sulla collina alle spalle di Cattolica si trova la rocca di Gradara, il cui primo impianto avvenne nell'undicesimo secolo e di cui nel tredicesimo secolo si impossessarono i malatesta che l'ampliarono, anche se poi ci furono vari ampliamenti successivi sotto gli sforzi della Rovera. Secondo una tradizione su cui non esiste nessuna documentazione, in essa si sarebbe consumato l'amore e l'assassinio di Paolo e Francesca. Il suo assetto attuale è dovuto a una ricostruzione avvenuta nel primo Novecento secondo un modello di architettura rinascimentale. Ma il richiamo turistico di questa rocca, il suo, il suo complesso museale, attualmente il più visitato della regione Marche, si concentra soprattutto su proiezioni, dilatazioni, invenzioni a proposito delle vicende di due amanti danteschi. Trattati e fluvi romantici, decadenti. E quindi diciamo che è tutta un'invenzione, un probabilmente, questa, questa location no? per usare un termine inglese. Qui, intravediamo la pianta del. Dell'ampio castello che abbiamo detto non è la struttura dei tempi di Dante, probabilmente. Probabilmente esisteva solo ai tempi di Dante, ai tempi di Paolo e Francesca, questa struttura base con, con una torre. Ecco, probabilmente, senza tutta la cinta muraria che è stata poi costruita successivamente. Questa è la famosa stanza di, di Francesca, dove appunto uh, pare essere stato consumato il delitto, ma ripetiamo, non ci sono documentazioni storiche. E qui vediamo una foto che ricorda una rivocazione storica a Gradara in costume. Altra città marchigiana presente nella Divina Commedia citata è Urbino. Urbino, allora, nel canto ventisettesimo le rime sono riservate ai consiglieri fraudolenti e un'anima in fiamme a presentarsi alla Ligieri, quella di Guido de Montefeltro, per chiedere notizie della sua terra. Dimmi se Romagnuoli han Pacio Guerra, che io fui di monti là intra Orbino e il gioco è il giogo di che teversi disserra. E si presenta sempre con una perifrasi geografica come tradizione di molti dei personaggi ricordati da Dante nella Divina Commedia. Io sono nato dai monti eh, tra Urbino e il, il monte Fumaiolo dove c'è la sorgente del Tevere. Questa è un'immagine di Urbino, del suo bellissimo castello, con i due le due torri che incorniciano la facciata, che lo rendono distinguibile. Urbino, di cui Guido da Montefeltro aveva tenuto la signoria, è la maggiore città del Montefeltro. Era in potere della famiglia fin dal XII secolo, pur tra interruzioni, il loro momento di splendore si ebbe con Federico III, che alla città diede l'eccezionale emblema architettonico del palazzo ducale di Luciano Laurana, con due, le due torri che abbiamo notato. Cosa diceva Baldassare Castiglione parlando del palazzo ducale di Urbino, il più bello che in tutta Italia si trovi? E d'ogni opportuna cosa, Federico de Montefeltro si bello fornì che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo, esser pareva. E queste sono le cime del Monte Fumaiolo e questa è la sorgente del Tevere di cui ci parla. Dante. A questo punto cominciamo a parlare di tre località, Monte Catria, Fonte Avellana e poi Porto Nuovo. Sono tre località delle Marche strettamente collegate con un personaggio, San Pier Damiani, che Dante incontra nel paradiso. Il personaggio che cita Distintamente questi due luoghi e in modo eh, non del tutto chiaro il terzo luogo delle marche è eh, un personaggio importante nella cultura cristiana e della letteratura cristiana. La, la prima citazione si fa, fa riferimento al Monte Catria che vediamo nell'Appennino Umbro marchigiano. San Pier Damiani si trova nel cielo di Saturno, è il cielo più lento a muoversi, è il cielo degli spiriti contemplanti, come se Dante ci suggerisse che la contemplazione necessita di tempo e meditazione. Tra i due liti d'Italia surgono Sassi, no? Eh, e, e fanno un gibbo che si chiama, cioè c'è cioè un'altura, un una, una, come una goppa no? nel territorio, che si chiama Catria, di sotto al quale è consacrato un eremo che suole essere disposto a sola latria. Ecco, sotto il monte Catria si trova Santa Croce di Fonte Avellana, questo eremo consacrato al puro culto divino, a sola latria. E questo è il primo riferimento di eh, San Pietro Damiani. Vediamo qua una piantina del monte Catria, eh, destinato spesso in inverno a piste da sci. Il massiccio del monte Catria è alto 1701 metri, è il rilievo più alto della provincia di Pesaro, nel tratto appenninico che va dai sibillini alle montagne del Bolognese. È considerato un atlante geologico perché racconta eh, l'intero arco temporale di formazione dell'Ampennino centrale, da cui nascono vari fiumi. Il suo nome Catria deriverebbe da cattedra, latino, ovvero cattedra, inteso come la seggiola più alta, ehm, per via della forma concava della sella. E ai piedi di queste pendici si snoda la strada consolare Flaminia, e questo monte era probabilmente un riferimento geografico per i viaggiatori. Dicevamo di San Pier Damiani. San Pier Damiani non è marchigiano, è un romagnolo. Era nato a Ravenna, aveva studiato a Firenze, a Parma, era stato un monaco eremita per vocazione a partire dall'età di 28 anni, a Fonte Avellana aveva creato uno scriptorium, ovvero un luogo dove si ricopiavano manoscritti, un luogo di cultura. Fu prima monaco di, questa, di questo eremo e poi è diventato anche priore. È autore di numerose opere in latino, tra cui la Divina Omnipotenzia era, e fu nominato anche se eh, contro la sua, suo, i suoi desideri, cardinale di Ostia. Eh, è sepolto a Faenza nella cattedrale e morì a Faenza nel 1072. Parliamo quindi di un personaggio che Dante non conobbe direttamente, in quanto Pier Damiani... È vissuto due secoli prima, però ne conosce senz'altro eh, le sue opere di teologia. E qui vediamo delle immagini molto belle dell'eremo di Fonte Avellana ai piedi del Monte Catria. E aggiunge anche altri elementi, San Pier Damiani. qui Quivi al servigio di Dio. Mi fessi fermo che pur con cibi di liquor d'ulivi, lievemente passava caldi e geli, contento nei pensieri contemplativi. Allora, è mh, molto famoso San Pier Damiani per il suo ascetismo. Lui fu così fermo al servizio di Dio che, eh, anche se con cibi conditi dal cuor d'ulivi, cioè cibi probabilmente vegetariani, conditi solo con, con olio, lievemente passava caldi e geli, eh, sopportava senza fatica il caldo e il freddo, contento nei pensieri contemplativi, quindi puro ascetismo. Render solea quel chiostro a questi cieli, fertilmente, e aveva lavorato bene, insomma, funzionava questo, questo chiostro, questo centro, Molto bene, con tante vocazioni, tanti monaci. E ora è fatto vano, sicché tosto conviene che si riveli, e tutto questo ascetismo ora è stato abbandonato, e, e quindi c'è un, una frecciata contro la corruzione dei costumi, anche dei frati. In quel loco fu io Pietro Damiano. San Pier Damiani, Pietro Damiano sono tutte. Eh, formule del nome, varianti che sono tutte ammissibili. Qui vediamo i codici miniati che raffigurano il cielo di Saturno, dove le anime scendono come da una scala illuminata. In quest'altra raffigurazione è un codice, lo vediamo in pieno ascetismo e poi eh, lo vediamo con il cappello di cardinale. Romualdo era stato, che era stato fondatore dell'ordine camaldolese eh, di cui Pier Damiani scrisse la vita è ricordato tra gli spiriti contemplanti del cielo di Saturno e eh, dallo stesso San Benedetto e a lui si deve anche la fondazione o comunque l'inserimento nell'ordine l'ordine camaldolese dell'eremo di Fonte Avellano. Nel 500 la congregazione degli Avellaniti venne soppressa e venne formata un'altra congregazione più rigoristica. E anche tutto il lavoro dello scriptorium di San Pier Damiani, ehm, nel, nel 500, fu bloccato, fu fermato dalla Chiesa di Roma, e tutti i manoscritti furono portati nella Biblioteca Vaticana di Roma. E questo centro di cui abbiamo visto le immagini era del tutto autosufficiente, i monaci vi trascorrevano lunghi inverni senza avere quasi contatto con il mondo esterno, una città di Dio nelle intenzioni di San Pier Damiani. È intatto il fascino di questo luogo così spirituale, così essenziale. E poi arriviamo alla terza località, qui c'è Porto Nuovo, c'è un punto interrogativo perché le interpretazioni non sono unanime. Viene citata una terza località da San Pier Damiani la cui identificazione è un po' controversa. Diceva appunto: In quel luogo fui io Pietro Damiani, ad Avellana appunto, e Pietro Percator fu nella casa di Nostra Donna in sul lito Adriano. Allora, eh, noi sappiamo che in alcuni scritti San Pier Damiani si, si firma come Pietro Peccatore. Quando oh, si recò nella, nella casa di nostra donna, cioè della nostra signora Santa Maria, sul lito Adriano, sull'Adriatico. Allora, è molto più probabile che si tratti della chiesa di Porto Novo, sulla costa delle Marche, che della chiesa di Santa Maria in Porto Ravenna, perché è costruita um, successivamente all'epoca in cui visse Pietro Damiano, Pier Damiani. E appunto qui si è dedicato alla penitenza, tanto da firmarsi Pietro Peccatore. Poca vita mortale mi era rimasa, cioè avevo ancora poco da vivere, quando fui chiesto e tratto, fui chiesto e tratto, cioè non è una sua aspirazione, fui costretto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa, cioè ad essere cardinale. Ehm, ad essere trascinato verso quella carica che ora di male in peggio si travasa, questo cappello ora passa di testa in testa in un momento di grande corruzione del clero. Allora, se Porto Nuovo, come, come io sono abbastanza convinta che si tratti, l'ultima località citata da Pier Damiani, questa è la chiesa di Porto Nuovo sulla costa dove qui sempre a Damiani potrebbe essere rimasto per un certo periodo dedicandosi sempre all'ascetismo e firmandosi pietro peccatore. Altra località delle marche è la Carpegna e la Carpegna è sia un monte, sia un territorio, sia fa riferimento a un'importante casata. Dov'è il bollizio Arrigo Mainardi per attraversare il guido di Carpegna o Romagnoli tornati in Bastardi? Allora, guido dei conti di Carpegna osteggiò la politica di Federico II, era un guelfo, fu podestà di Ravenna... Fa parte delle vecchie tradizioni cavalleresche dell'antica cavalleria, ehm, di buoni costumi, così lo ricorda, tra eh, i valorosi di un tempo che ora si sono trasformati in bastardi. Anche qui si parla ancora di romagnoli, eh, in quanto pur essendo la Carpegna nelle Marche. Eh, si, si confondono sempre i territori no? che sono strettamente vicini, strettamente al confine. Da, da, da parte di Dante eh, c'è questo, questo ricordo, e mh, sembra che questo personaggio poi sia passato eh, dalla parte mh, della, del partito pontificio. E, e quindi comunque c'è, è abbastanza caratteristica di questi tempi, mh, la, la possibilità e la capacità di passare da Ghibellino a Guelfo a, a seconda dei cambiamenti del, del momento politico. Il Montefeltro. Qui troviamo un personaggio importantissimo, Guido da Montefeltro, che... Era stato ghibellino, nel 1296 si fece frate francescano e venne condotto alla corruzione eh, da Bonifacio VIII, tanto da dannarsi l'anima. Che cosa fece Bonifacio VIII? Che era papa, era in guerra contro i Colonna, voleva conquistare Palestrina. E non ci riusciva e quindi chiese consiglio, un consiglio fraudolento, a Guido da Montefeltro che in questo modo, pur essendosi fatto frate francescano per redimersi, eh, viene portato alla dannazione. Non possiamo escludere che Guido da Montefeltro abbia avuto un ruolo in questa vicenda politica della conquista di Palestrina da parte di Bonifacio VIII, che poi la fece radere al suolo. Ma eh, vedremo che non, non, a noi non sembra un consiglio così eh, utile, questo consiglio fraudolento che eh, gli danna l'esistenza. Potrebbe essere anche un'invenzione di Dante, oppure abbia, che Dante, può essere che Dante abbia fatto riferimento anche a una tradizione orale. Ed ecco i, i versi di Dante. Il personaggio si presenta. Io fui uomo d'arme e poi fui cordigliero. Io sono stato un cavaliere, un uomo d'arme e poi cordigliero. Fa riferimento al cordone legato alla cintura dei frati francescani. Credendomi si cinto fare ammenda e certo il creder mio veniva intero. Cioè, io pensai di essermi salvato l'anima. Se non fosse il gran prete a cui malprenda che mi rimise nelle prime colpe e come quare voglio che mi intenda. Se non tutto questo sarebbe successo, mi sarei salvato l'anima, se non fosse stato per colpa del gran prete Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante, a cui malprenda gli venga un accidente che mi rimise nelle prime colpe e voglio spiegare il come e il, il perché mentre io uh, mentre che io forma fui dossa di polpe che la madre mi die l'opre mie non furono leonine ma di volpe io finché fui in vita le mie opere non furono di leone ma di volpe cioè l'astuzia fu la mia uh, vera forza gli accorgimenti e le scoperte vie io seppi tutte, e si menai l'or arte che al fin la terra e il suono uscì. Eh, ed ero famoso proprio per tutti, tutti i miei sotterfugi, i miei accorgimenti. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia età di dove ciascuno dovrebbe calare le vele e raccogliere le sarte, cioè le sartie, le... Le, il cordami della, della nave, ciò che prima mi piacea, allora mi increbbe, e pentuto e confesso mi rende a ah, miser lasso, e giovato sarebbe. Quindi, quando uh, giunsi a quella parte della mia età, quindi della, della vecchiaia, dove ciascuno dovrebbe, usa questa bellissima metafora, calare le vele, raccogliere le, le gomene, insomma, le, i cordami della nave. E, e mi ero già pentito e qualcosa poi avvenne lo principe dei nuovi farisei eh, quindi durissimo su, contro Papa Bonifacio VIII ehm, domandò mi consiglio guardiamo questo, arriviamo al punto domandò, domandò mi consiglio e io tacetti perché le sue parole parlerebbero mi sembrano le parole di un ubriaco e poi ridisse tuo cuor non sospetti, finora ti assolvo, e tu mi insegni a fare come palestrino in terra getti. Poi faccio ottavo dice: tu non ti preoccupare della tua anima, io ti assolvo fin da ora, eh, e tu insegnami a, a distruggere Palestrina, la città dove si sono arroccati i miei nemici, colon. colonna. Lo cielpo sì serrare e disserrare come tu sai. Però sono due le chiavi che il mio antecessore non è care Io le chiavi, posso, le chiavi del, del cielo posso aprirle e chiuderle. Sono due le chiavi che il mio antecessore, parla di Celestino V, non è care cioè rifiutò l'incarico di Papa. E proprio questa è l'immagine tuttora dello stemma. Dello Stato vaticano sono le due chiavi, una d'oro e una d'argento, e nell'altra immagine a fianco vediamo mh, Cristo che consegna le chiavi, le chiavi del regno a San Pietro. E San Pietro è il fondatore della Chiesa e di cui è successore il Papa. E allora mi pinse gli argomenti gravi, la Vetacere mi, mi fu avviso peggio, e dissi: Padre. Da che tu mi lavi di quel peccato un Dio mo Lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfare nell'alto seggio. Allora, e sic e siccome gli sembrava peggio stare, stare in silenzio, disse, Padre, dal momento che tu mi lavi di quel peccato dove io devo cadere, cioè mi, mi assolvi, ti do il consiglio, il consiglio è quello che vedete scritto in rosso. Lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfare nell'alto seggio. Che cosa ti farà trionfare? Fare delle lunghe promesse senza mantenerle con l'attender corto. E mh, muore il nostro protagonista. San Francesco Francesco venne poi come fiume fiumorto per me, ma un dineri che Rubini gli disse: non portar, non mi fa torto. Venir se ne de giù Tra i miei meschini perché diede consiglio frodolento, dal quale in qua stato li sono a crimi. Allora c'è uno scontro tra San Francesco e uno dei diavoli. Quando San Francesco arriva per prendersi l'anima di questo personaggio, arriva però anche un diavolo. E dice non mi fare torto, deve venire tra i dannati perché ha dato un consiglio fraudolento e per questo io lo prendo per i capelli. C assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi, per la contraddizione che non consente. Cioè, non si può assolvere chi non si pente, né pentirsi e volere, volere delinquere insieme, si può. Perché la contraddizione non lo consente, o me dolente come mi riscossi quando mi prese dicendomi: Forse tu non pensavi che io loico fossi. Cioè, il diavolo gli dice, dice: Non pensavi che io fossi un uh, maestro di logica e poi a Minosse mi portò e quelli attorsi otto volte la coda al dosso duro e poi per gran rabbia la si morse e disse questei dei rei del fuoco furo eh, purch'io laddove vedi son perduto e si è vestito andandomi rancuro quindi viene condannato da Minosse il giudice infernale che si avvolge con la coda tante volte quanti sono i gironi in cui deve essere punita l'anima e quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partì, torcendo e dibattendo il corno avuto. E termina questo discorso: e, e rientra l'anima nella. insomma, rimane dentro la fiamma, dolorando, e essendo pieno di, di sofferenza e torcendosi. Qui vediamo una, una miniatura che raffigura. Eh, concretamente, questa immagine descritta da Dante. Altro personaggio ehm, della del Montefeltro è Buon Conte, il cui padre era stato messo all'inferno da, da Dante. Qui c'è un cambiamento: è un ghibellino che aveva combattuto nella battaglia di Campaldino sul versante opposto rispetto a Dante, dalla parte dei nemici di Dante. E quindi lo salva, lo mette nel purgatorio, e c'è quindi come un mutamento di prospettiva politica di Dante che è avvenuto nel corso della composizione tra la fine della prima cantica e l'inizio della seconda. Allora andiamo, guardiamo le cose fondamentali: Io fui di Montefeltro, io sono buon conte, Giovanna o altri non ha cura di me. Eh, si presenta, dice che Giovanna, forse la moglie, in vita non, non, non prega per la sua anima, perché io votra tra costor con bassa fronte, io mi vergogno rispetto alle altre anime. E o oh lui, qual forza, qual ventura ti traviò fuori di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura? E Dante gli dice, ma che fine ha fatto il tuo corpo? Perché non è mai stato ritrovato, non ha mai avuto se sepoltura. E qui eh, racconta cosa è avvenuto al piede del casentino, eh, qui vi perdei la vita e la parola, nel nome di Maria finì e qui vi sola cadde rimase la mia carne sola. Eh, si, si pente in punto di morte, invoca il nome di Maria e, e poi arriva il momento della della conquista dell'anima di questo morto e l'angelo di Dio mi prese e quel di inferno gridava o tu del cielo perché mi privi? abbiamo un'altra scena di contesa dell'anima un'altra rispetto a quella che abbiamo appena esaminato e perché mi privi, eh, o tu del cielo, perché mi privi di quest'anima? Quest tu te ne porti di costui l'eterno per una lacrimetta che mi toglie. Cioè, perché questo per una lacrimetta, per una lacrimuccia, per una lacrima versata in punto di morte, tu mi porti via quest'anima? Beh, io farò dell'altro, altro governo. Cioè di quello che resta, cioè del corpo, eh, me ne occuperò io. E quindi c'è una... Lunga descrizione in cui si dice questo demonio crea eh, una, una forte pioggia, una, una tempesta. Questa pioggia cade nei fossati, eh, questi straripano. E lo corpo mio gelato in sulla fo fo foce trovò l'archian rubesto e quel spinse nell'arno, sciolse il mio petto la croce che fe di me quando il dolore mi vinse. Voltommi per le ripe per lo fondo. Poi di sua preda mi coperse e cinse. E qui vediamo che il suo corpo gelato mh, per, la, per la morte intervenuta, lo trovò. L'archiano è un fiume e lo sospinse nell'arno, la violenza dell'acqua scioglie la croce che lui eh, si era fatto sul petto morendo, e ehm, mi voltò per le ripe per lo fondo. Poi di sua preda mi coperse e cinse, quindi con grande violenza delle acque viene distrutto il corpo e non più trovato. Un altro personaggio che potrebbe essere legato a, alle marche in una profezia è Uguccione della Fagiola, eh, potrebbe essere la personificazione di un'allegoria su cui... Però eh, ci sono molti dubbi. Eh, a un certo punto, nel primo canto dell'inferno, eh, Virgilio parla a, a Dante ricordandogli che <coughs> eh, per combattere contro, contro la cupidigia, la lupa, sarebbe necessario eh, l'arrivo di un veltro, cioè di un cane da caccia eh, agile e questi non ci berà Terra né peltro, no, non, non sarà una persona avida, ma sapienza, amore e virtù e sua nazione sarà tra feltro e feltro. È uno dei misteri della Divina Commedia: questa, questa frase. Eh, questo, questo liberatore, questo salvatore, questo personaggio enigmatico che potrà risolvere i problemi dell'Italia nascerà tra feltro e feltro. Potrebbe essere tra feltre della Toscana, eh, scusate, del Veneto e eh, il Montefeltro delle Marche. Quindi tra Veneto e Marche potrebbe nascere questo Salvatore. Qualcuno ha pensato Guccione della Fagiola, Fagiola però è una, una questione molto controversa fagiola il suo nome deriva da faggi e sarebbe eh, legato a Casteldie, Casteldelci una località appunto della, delle marche ma il riferimento non mi soffermo più di tanto su Guccione e fagiola perché non è certo Local altre località citate da Dante sono Urbisaglia e Senigallia, che parla di Cacciaguida, un nobile antenato. L'argomento della discussione è Firenze, quella Firenze che ai tempi eh, antichi non contava più di 6.000 anime, che era pura fino all'ultimo artigiano, e Cacciaguida avverte Dante dei rischi che sta correndo Firenze per via dell'ampliamento e di quella crescita, di quell'inurbamento dei contadini incivili e alla sua mescolanza, eh, e come riprova della bontà del suo pensiero, ricorda alcune città vittime di antica e incontrollata immigrazione, tra cui Urbisaglia e Senigallia se tu riguardi l'Uni e Urbisaglia come sono ite, come se ne vanno di retro ad essi chiuse Sinigaglia udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nuova cosa né forte poscia che le città termine hanno si parla della decadenza di città come Urbisaglia e Sinigaglia e siamo nelle Marche Urbisaglia c'è un bellissimo parco archeologico L'impianto della città è romano, Urbi Urbisalvia, Urbi Salvia, città dei salvi, un agenso romano, oppure Urb Salvia, perché è legata al culto della dea Salus, della, dea Salut, della, 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 della salute. Qui vediamo alcune immagini del bellissimo parco archeologico di Urbi Salvia e Senigallia. Senigallia è l'altra città che eh, si dice decaduta. Il destino di Dante Esule. Allora c'è un'altra ultima località di cui voglio parlare, che è legata alla vita di Dante, non è citata da Dante, però lo coinvolge direttamente, a Castello della Pieve, nelle Marche venne il 4 ottobre del 301 deciso, decretato l'esilio di Dante da Firenze. In questo piccolo paese dell'Appennino, Carlo di Valois e Corso Donati decretarono l'esilio di Dante da Firenze. Quindi le marche sono strettamente legate a un destino doloroso del poeta. Questa notizia risale alla crona, cronica di Dino Compagni. E questo sarebbe il luogo. Storico. Qui vediamo alcuni quadri che raffigurano Dante mesto e triste in esilio. Un esilio che eh, ripetiamo incomincia nel 1301 e non lo vedrà più tornare nella sua città. Un ultimissimo riferimento tra Dante e eh, le Marche: il Codice Landiano di Fermo. È il più antico manoscritto di data certa della Divina Commedia, custodito nella biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, il codice landiano 190 del 1336, opera di un copista marchigiano Antonio da Fermo. È il più antico manoscritto di data certa della Divina Commedia, mm, noi non abbiamo nessun originale di Dante e abbiamo tante copie e questo pare essere il manoscritto più antico della, della Divina Commedia, quindi strettamente eh, correlato. Bene, abbiamo visto come Dante e le marche siano strettamente congiunti, come Dante sappia moltissime notizie dei luoghi fisici, geografici delle marche e anche di tanti personaggi politici che l'hanno abitata. Per concludere, Ascoltiamo la parte per orchestra e coro dell'Inno alle Marche, musicata da un grande musicista marchigiano, Giovanni Allevi, contemporaneo eh, di, della, della regione. E, è un marchigiano Allevi. Ha, ha composto questa bellissima musica eh, nel 2007 e nel 2013, a seguito di un concorso, è stato anche. Eh, composto un testo che accompagna con bellissime parole questa splendida musica. Buon ascolto.